27 nomi di cui quasi la metà donne, rigorosamente in ordine alfabetico per sostenere con la propria specifica competenza la corsa alla conquista del comune di Prato di Daniele Spada. Ecco la lista civica del candidato sindaco del centrodestra presentata stamani, che è stata anche l'occasione giusta per far sapere alla città come Spada raddoppierà Viale Leonardo da Vinci al Soccorso. Bocciato il tunnel, voluto dal sindaco Biffoni, il centrodestra rispolvera il progetto su cui puntava la giunta Cenni, il viadotto. Abbiamo in mente di fare qualche cosa che sarebbe già una profonda rivoluzione rispetto al niente, al nulla e al completo immobilismo degli ultimi 5 anni. Quindi partire con il progetto più immediatamente cantierabile, che noi riteniamo essere quello del sovrappasso. Ci confronteremo ovviamente con ANAS per studiare questa soluzione, che riteniamo più veloce, molto meno cara e migliore per la città. La lista civica avrà il compito di intercettare tutti quegli elettori che non si riconoscono nei partiti o in specifici schieramenti e che sono anche delusi dall'amministrazione di centrosinistra. Una classe dirigente nuova che possa affrontare la sfida di governare la città già dal giorno dopo che vinciamo. Il senso che guida la lista è quello del buon padre di famiglia. Le cose si fanno se si fa del bene. Se vediamo che delle iniziative non sono per noi buone o non sono nel bene, diciamo così, diremo di no semplicemente. Il gruppo è eterogeneo e composto da molti nomi nuovi alla politica, ma anche da qualche volto già noto in città per precedenti esperienze amministrative, come quello di Pamela Bicchi, ex presidente del Centro di Scienze Naturali, e di Emiliano Bonini, candidato sindaco per gli indipendenti per Prato nel 2014. Altri personaggi conosciuti in città sono l'imprenditore Vincenzo Pagano, ex direttore di Prato Trade. Dal mondo della cultura arrivano 3 nomi, la gallerista Mary Marini, l'architetto Filippo Boretti, Luigi Salvioli, ex modello ed esperto di moda e costume, l'attore Filippo Moretti. Dal settore del commercio e della ristorazione, che poi sono il mondo da cui arriva Daniele Spada, funzionario di Confcommercio, troviamo Marco Calamai, Luigi Lotti, Stefano Sabini, Alessandra Mersi e Francesco Fratini.